Farmaci veterinari equivalenti, pubblicate le liste di trasparenza. Dall'Istat le previsioni sulla popolazione residente in Italia nei prossimi decenni. West Nile ISS, salgono a 13 i casi nell'uomo da maggio 2024. Buongiorno e bentrovati a una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Pubblicate sul sito del Ministero della Salute le liste di trasparenza previste dal Decreto Legislativo 218/2023, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE numero 2019/6 relativo ai medicinali veterinari. Le liste rappresentano lo strumento operativo a disposizione del farmacista per garantire il diritto di sostituzione dei farmaci ad uso animale e sono consultabili nella nuova banca dati Federpharma. Il decreto stabilisce che il farmacista può informare il cittadino sulla possibilità di utilizzare un farmaco veterinario equivalente quando è economicamente più conveniente o se il farmaco prescritto non è disponibile nel canale distributivo. Inoltre, prevede che il Ministero della Salute pubblichi e aggiorni l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e di quelli equivalenti autorizzati all'immissione in commercio in Italia. Secondo l'ultimo report pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'Italia perderà oltre 4 milioni di residenti entro il 2050, con uno sbilanciamento sempre più evidente tra nuove e vecchie generazioni a favore di queste ultime. Secondo le stime, lo spopolamento riguarderà l'intero territorio nazionale, ma con differenze tra il nord, dove è previsto un incremento, il centro con una lieve perdita e infine il mezzogiorno, che vedrà la riduzione più cospicua della popolazione residente. Tra 20 anni, inoltre, ci saranno circa 1 milione di famiglie in più, ma con meno figli. Sono 7 i nuovi casi di infezione del virus del West Nile in Italia, segnalati nell'ultimo bollettino di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, arrivando così a 13 il numero complessivo di casi da maggio 2024. Del totale, 7 casi si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, a cui si aggiungono 4 asintomatici identificati in donatori di sangue e 2 importati. La sorveglianza epidemiologica dei casi di malattia da virus West Nile nell'uomo è regolata dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2020-2025. Questa era l'ultima notizia del TG di Federpharma Channel. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana con la nuova edizione del telegiornale.